La pellicola alle 21.20 di questa sera su Italia 1 va in onda Shrek 2. La seconda parte del film di animazione vede la regia di Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon. Il cast vede come voci originali Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas e Rupert Everett. Shrek 2. La trama su Wikipedia: il principe azzurro è un aiutante giovane che sta compiendo un viaggio per salvare e trasformare in umana la principessa Fiona, costretta a trasformarsi in un'orchestra tra il tramonto e l'alba a causa di un incantesimo, la quale da bambina era stata rinchiusa in una torre proprio perché la fata madrina della principessa aveva convinto i suoi genitori a farlo. Una volta arrivato al castello, però, il principe non trova Fiona. Al suo posto c'è il lupo di Cappuccetto Rosso, che gli comunica che Fiona è in viaggio di nozze. Infatti, Shrek e Fiona sono appena tornati dalla luna di mele e vengono invitati dai genitori di Fiona ad un ballo di gala, dove l'orco riceverà la benedizione regale. Shrek, benché contrario alla partenza, cede per amore della moglie. Così partono assieme al fido Ciuchino verso il regno di molto molto lontano. Giunti in questo regno hollywoodiano, i genitori di Fiona e l'intera popolazione rimangono sbigottiti alla vista degli sposi. Durante la cena, la regina Lillian cerca di stemperare la tensione creatasi, ma Shrek e Re Harold continuano a provocarsi, facendo arrabbiare Fiona, che si rinchiude nella sua stanza iniziando a piangere. Lì incontra la sua fata madrina, che cerca di consolarla tramite doni lussuosi, ma Fiona dice che non ne ha bisogno e le racconta di essersi sposata con Shrek, motivo per cui non ha l'aspetto di un'umana. Dopodiché, la fata madrina va da Harold, facendolo salire in segreto sulla sua carrozza dove si trova anche il principe azzurro, suo figlio, e impone al re di uccidere Shrek affinché sia azzurro a diventare re, minacciandolo di spezzare un patto stretto con lui anni prima. Il re si reca così alla Mela Avvelenata, una malfamata locanda del regno che è il ritrovo di tutti i cattivi delle favole, qui assolda il gatto con gli stivali come sicario. Subito dopo, Harold invita Shrek, che nel frattempo ha scoperto un diario di Fiona da bambina dove scriveva i suoi desideri di sposare un principe, per una caccia mattutina. Shrek, partito la mattina seguente insieme a Ciuchino e seguendo le indicazioni dategli da Harold, finisce per incontrare il gatto, che però diventa inoffensivo dopo aver vomitato una palla di pelo. Shrek gli risparmia la vita portandolo con sé, e il gatto riconosce di essere debitore nei suoi confronti. I tre si dirigono al laboratorio industriale di pozioni magiche della fata madrina, perché Shrek vuole un aiuto per rendere felice Fiona. La fata madrina, però, gli dice che gli orchi non vivono per sempre felici e contenti, così Shrek decide di rubare la pozione per sempre felici e contenti, che ha effetti portentosi, ma temporanei se uno dei due innamorati la berrà, entrambi otterranno felicità, conforto e bellezza divina, affinché gli effetti siano permanenti, i due dovranno baciarsi entro mezzanotte. Shrek e Ciuchino bevono la pozione, risvegliandosi con l'aspetto completamente diverso. Il primo è diventato un bellissimo uomo, mentre il secondo si è trasformato in uno stallone bianco. Intanto la fata madrina, scoperto il furto, decide di sfruttare la cosa a vantaggio suo e del figlio. Contemporaneamente, Fiona ritorna in forma umana e incontra Azzurro, che si spaccia per Shrek, mentre il vero Shrek osserva la scena da lontano, bloccato dalla fata madrina, che lo convince a lasciare andare Fiona, pensando che sia meglio che lei realizzi il suo sogno originale, ossia sposare un principe azzurro e vivere come una vera principessa. Depresso, Shrek si ferma con Ciuchino e il gatto a bere alla Mela Avvelenata, dove inaspettatamente vede Re Harold, e decide di spiarlo. Gli scopre che Azzurro aveva fatto finta di essere l'orco tramutato, che il principe è figlio della fata madrina e che la sta consegnando al re una bottiglietta contenente una pozione che, bevuta da Fiona, la farà innamorare del primo uomo che bacerà, che nelle sue intenzioni è Azzurro. Harold non vorrebbe, ma è costretto dalla minaccia della fata madrina che gli ricorda il primo patto contratto tra di loro anni prima. Shrek decide quindi di dire tutto a Fiona ma, scoperto e catturato dalle guardie, avvertite dalla fata madrina, viene imprigionato. Con l'aiuto dei suoi amici, arrivati lì poiché avevano letto della sua prigionia sul notiziario, riescono a liberarlo e, grazie a Mondo, un gigantesco uomo di marzapane costruito dall'uomo Focaccina, padre di Zenzi, corrono tutti al castello dove si svolge il ballo di gala. Nel frattempo Fiona, accortasi dei cambiamenti di carattere del marito, se ne lamenta col padre mentre lui sta per darle la bevanda incantata, egli però la convince a partecipare lo stesso al ballo. Fiona rimane infastidita dall'atteggiamento narcisista.